Buongiorno, prima edizione del notiziario di Speaker Web TV. La nostra redazione, che potete vedere alle mie spalle, ha cercato invano tra le notizie ANSA qualcosa di degno di essere commentato e letto stamattina. Non ci sono che un paio di notizie di borsa, per cui abbiamo pensato, visto tutto quello che è successo ieri nel ramo politico, di farvi ascoltare delle frasi che sono state estrapolate da alcuni discorsi detti in questi giorni dai nostri politici. Questo per rendervi un po' l'idea, nel caso non ve la foste fatta già per conto vostro, dello stato in cui siamo realmente. E per stato non intendo l'Italia. Vi leggo ora qualcosa che noi abbiamo definito uno stupidario del politichese. Si lucifera che io voglio dimettermi, ma non è vero. Questo è l'esempio rampante che avevo ragione io. Ormai siamo in rotta di collusione. Come diceva Cartesio, ergo, cogito, quindi sum. Come si suol dire, anche l'occhio va dalla sua parte. E scusate se adopero il plurale magistratis. Se parlo sollevo un Vespasiano. Cos'è questa Borgia dantesca? Ho ragione al 99,%. La nostra gradita ospite ci ha fatto un grande onore col sedere fra di noi. È necessario fare una cernia tra idonei e non idonei. Il collega si dà troppe arie, è un melanomane. E finiamola con questo scaricabarilla. Dobbiamo evitare tutte queste linguaggini burocratiche. Mi è venuta un'idea malsana. Pannella ha ricominciato il digiuno della fame. Imputato a piede libero si presenta scalzo in aula. Questa è tratta dai giornali. Prima di cantar vittoria, aspettiamo la fine dello sfoglio delle schede. Con le sovvenzioni si sta esagerando. È ora di chiudere i battelli. Bisogna dire che le tre proposte sono ambedue molto interessanti. Adesso basta, siamo arrivati a suturazione. Vi avverto, non cercate di prendermi sotto banca. Siamo finiti nelle sabbie morbide. Sarò breve, perché oggi c'è un caldo polare. Beati gli umili, perché saranno umiliati. E ricordate che l'uomo non deve giudicare se non vuole essere pregiudicato. Stendiamo un velo peloso. Al termine della processione saranno incendiati i fuochi pirotecnici. D'altro canto, per i propri figli, i genitori fanno calze false. Anche Gesù ha moltiplicato i pani e i vini. È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che Maometto vada alla montagna. Dal purgatorio si passa al paradiso, ma all'inferno non ci sono santi che tengano. Chi non denuncia i mafiosi è convivente con la mafia. Vi sono ancora paesi dove i bambini muoiono per le malattie, la fame, l'eucarestia. Oggi raccogliamo offerte per la lotta contro la ricerca a favore del cancro. Me lo metta per iscritto, erba volant. Ce l'ha fatta per il rotolo della cuffia. E infine mi rivolgo ai giovani. Tirate fuori quel poco di buono che c'è in voi. Con questo chiudo. Vi aspetto per l'appuntamento di metà giornata. Vi auguro una buona giornata. E vi saluto.